Sicuramente c'è un'importanza oggettiva. La Convenzione di Oviedo ha rappresentato per tutti coloro che si occupano a vario titolo dei grandi temi della bioetica, del biodiritto, ma anche della biopolitica, un punto di riferimento fondamentale, e ricordare i suoi 20 anni significa, come dire, per ognuno di noi riandare anche all'origine di un dibattito che fu allora, per chi c'era, intenso, tutt'altro che scontato, capace di mettere in discussione alcune prassi, alcune certezze, capace però di abbattere contestualmente tutta una serie di pregiudizi e di spalancare davanti ai nostri occhi un orizzonte nuovo, no? L'orizzonte che con la Convenzione di Oviedo si è aperto per tutti noi è stato quello, diciamo, del valore indisponibile non solo del corpo umano, ma del valore indisponibile della volontà umana, del valore indisponibile di quella che è l'intrinseca eticità dell'esistenza umana. E questo è stato molto importante, perché quel dibattito diventava punto di riferimento costante per il ricercatore nei suoi laboratori, per il clinico nella sua attività professionale, per il giurista in una serie di situazioni di contenzioso che si potevano aprire in quel momento. E chiaramente poi dischiuse la strada anche in Italia a tanti aspetti fondamentali su cui questo convegno interverrà con diverse voci, che è il grande tema dei trapianti. Quindi siamo molto contenti. Peraltro diciamo pure che in quest'anno il tema della Convenzione di Oviedo, con tutte le sue implicazioni, è stato presente nel dibattito parlamentare con grande intensità. Tutta la tematica che ha visto una riflessione che per tutto l'arco della legislatura tra Camera e Senato si è andata snodando, mi riferisco alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, ha avuto come referente costante e continuo la Convenzione di Oviedo, tant'è vero che anche molti colleghi che non ne avevano sentito parlare o ne avevano una conoscenza un po' sommaria giravano con la Convenzione di Oviedo, perché avevano sentito il desiderio, l'esigenza, il bisogno, no, di andare a dire esattamente cosa dice la Convenzione di Oviedo. Quindi è stato un punto culturale in cui io credo abbiamo sentito poi i riflessi, e poi questo magari sarà oggetto di un intervento successivo, molto forti anche per esempio in tutto quello che significa la famosa cultura del dono, che è di fatto il primo punto nel titolo di questo nostro convegno di oggi, l'articolo 21 partire proprio anche dalla cultura del dono. In questo momento però, per quello che riguarda i saluti istituzionali, io chiamo la dottoressa Maria Rita Tamburrini, che è dirigente del Ministero della Salute e che si occupa proprio specificatamente delle tematiche dei trapianti, che ci porterà, oltre al suo saluto personale, anche il saluto del Ministro. Grazie infinite.